patatine fritte belghe, perché sì, io che insomma col Belgio ho avuto un po' a che fare, è la cottura doppia, capito? La doppia delle patatine. Allora spiegami come faremo, si fa così, doppia, perché vengono veramente buone le patatine così. Esatto. E i ragazzini te le mangiano, ragazzini... perché il mio quando sono molli non li vuole. No, è vero, e così poi... se rimangono croccanti. No, guarda anche Tonia Cartolano, perché lei non sa cucinare un uovo solo. Ma non è vero, allora, no, lei è un compagno che cucina bene, potrebbe venire un po' con noi, sai, è una di quelle donne che vi piacereste. E quindi, anche secondo me. E quindi ho preso vedi punti, che... Come? Ho preso appunti sul biscottone, sì, sulla sì, pizza. Sì, sì, gli ho detto, ti do il ciclostile. Sai che voglio sempre il ciclostile come una vecchia babbionda, avrà detto, vedi loro che ma sono che io prendo la cacca, le cose, esatto. Certo. Allora, no, vedi con la verità, il ciclostile. Ma non lo devi dire, non si dice, tu dici, no, ma neanche cos'è. Ma il ciclostile, come non sai neanche cos'è? Il ciclostile è il foglio, sai quello stampato, scritto certo, tutto così, perché io poi li tengo tutti, tengo un quaderno in cucina con dentro certo, tutti quelli. Allora, così li vado a prendere, no? Con i famosi quaderni di ricette delle nonne. Esatto, no? Quaderni di ricette delle nonne. Certo. Allora, aspetta che metto un attimo. Allora, tu tagli le patate a sigaretta. Allora, esatto, abbiamo fatto le nostre classiche patate, tagliate così a sticks. Si dice fiammifero, no? Vabbè, vabbè, anche sì, okay. Io neanche fatto. Tu puoi dire quello che vuoi. Vabbè, sì, e le mettiamo in ammollo per almeno una mezz'oretta. Così va via tutto l'amido. Così va via una parte di amido. Però anche 2-3 ore non gli fa male, capito? Possiamo, ok. Io qui ne ho già asciugate un pochino, quindi dopo una mezz'ora, un paio d'ore, mi raccomando, le fate asciugare dipende bene. Dipende dal tempo che avete. Dipende dal tempo che avete. E facciamo, perché alla belga, una doppia frittura. Quindi la prima frittura la facciamo a una temperatura leggermente più bassa, che ci aiuta anche a 140 gradi, che anche qui ci aiuta un pochino a perdere l'amido e le fa cuocere. Difatti vedete che frigge, ma non da pazzi. Senti, papere ossessive e compulsive come me, cioè quelle che devono sapere tutti i passaggi, no? Sì. Allora, questo, vabbè, tanto questo cosino che hai usato il termometro, ma assolutamente si trova facilmente, sì, eccetera. Sì. Due domande. Uno, l'acqua deve essere salata, perché sai che ci sono varie no, teorie. Io mi sono presa la libertà di fare un po' come mi pare. Ok, va bene. Non, questo non lo so. Ok, perfetto. No, perché sennò si ammosciano le patate. Esatto. Ci sono teorie diverse, c'è un mio amico che con fa... alcuni che lasciano l'acqua interna, no? Mettendo il sale. Sì, esatto, però... ci sono varie teorie. Sì. E l'olio che olio è? È un olio di semi di girasole. Ok, scusa. Semplicissimo. Quindi no, non mai extravergine di oliva, lo sapete, per friggere, meglio di no. Usiamolo perché... buono per condire. Esatto. E allora, qui mettiamo qui dietro. Questa è la prima frittura. Questa è la prima frittura. Okay. Adesso io preparo il ketchup, che comunque... Così intanto che è una cosa carinissima da fare a casa. Spiega bene come si fa il ketchup, perché allora, è facilissimo da fare. Questa è una ricetta molto semplice, con ingredienti che tutti... Aspetta, mi avvicino questa. Che tutti abbiamo in casa ed è proprio buono. Me lo dico da sola. Me lo dici da sola? Me lo dico da sola perché quando sono convinta di una cosa non ho vergogna fino in fondo di metterci la faccia. E non ha conservanti. E non ha conservanti, no. Esatto, quindi meglio farlo a casa, capito, il ketchup. Sì, ricordatevi che non dura in eterno come quello che si compra. No, ma uno fa le patatine e fa il ketchup per quelle patatine lì, poi lo riparà, no? Dai, adesso. Un po' d'olio. Ti piacciono le patatine fritte? Molto, Tonia. Stasera metto in pratica. Sarà felice prendi di vedermi appunti. Friggere. Stasera cucina lei. Wow, cosa che paura. Dopo mi chiami, mandami le foto dei piatti. Dopo che le voglio vedere. La prova. Allora. Olio, cipolla, aglio, un pochino di paprika dolce, un mezzo cucchiaino, senza paprika esagerare. Dolce, paprika mezzo dolce. Cucchiaino, quindi cipolla, aglio. E poi facciamo rosolare bene. Facciamo rosolare. Quindi hai messo un po' d'olio. Sì, anche l'aglio hai messo, vero? Sì, ho messo l'aglio. Un filo d'olio, l'aglio, poi ho messo la cipolla. Ma non si sente nel ketchup l'aglio in genere? Non si sente poi nel ketchup. No, perché l'aglio è talmente cotto che se ne va. Poi. Mettiamo la nostra facciamo soffriggere un pochino, certo, che si appassisca bene il veloce. Tutto. Mettiamo all'interno la nostra salsa di pomodoro e quando arriverà passata di pomodoro. Passata, sì, di pomodoro, passata di pomodoro, come quella che usi per fare il sugo. Lo poi zucchero, lo zucchero perché è agrodolce. E l'aceto. E l'aceto, zucchero e aceto serve per fare l'agrodolce. Esattamente, e facciamo cuocere una bella ventina di minuti, una bella mezz'oretta, poi frulliamo il tutto si e frulla. Il nostro ketchup ecco perché è poi pronto. Va via tutto. Va via così. Tutto, sì. Allora, qui ancora già. 2 minuti. Ecco, intanto facciamo vedere come certo. Viene il ketchup. Vedi che bello, guarda. Buonissimo, tra l'altro. Vedi un po', vedi? Così, questo arancione, buonissimo. Facciamo così. Ti do questo.
Così lo, già lo prepariamo per il servizio. Lo prepariamo per il servizio. Va bene, dai, lo metto. Lo sai che io sono per farti lavorare, non sono una che io di te mi fido. No, perché ormai non sei più un ospite, sei della famiglia, però ormai un ospite no, però qui abbiamo questo secondo passaggio intermedio. Quindi quelle lì sono quelle che sono fritte. Come se fossero prefritte, le vado a mettere in olio, questa volta a 170-180 gradi. E basterà proprio un minuto per farle diventare croccanti. Quindi tu dai 140 ai 180. Esattamente. Quindi dai 140 alziamo la temperatura. Dopo quanto tempo le devi fare la doppia cottura? Cioè le tiri fuori? Le tiriamo fuori, le facciamo scolare un attimo dall'olio, poi le ributtiamo dentro. Sì, ma quanto sono state cotte? Cioè, qui 8 minuti, 7-8 minuti. Là 3 minuti, il tempo di farle 11 dorare. Minuti in tutto. In totale. Tutto per fare la patatina. Per fare la... Va bene. Abbiamo qui i nostri conetti. Ma fate i conetti, perché così li distribuiamo. Hai visto? Per onestà, li ho comprati fatti. No. Per onestà. Allora. Qua hai capito, la bocca della verità, questo motivo che si somiglia a Sepiglia. Però noi siamo così. Ci piacciamo per questo. Per questo ci incontriamo. Ti do una mano, Fra. Adesso le asciugo. Guarda, tu mi apri i cornettini. Vai. Le salo. E poi ne andiamo. Non darle a Alfio, ti no, mi aiuta. Ti aiuta, lui non fa niente per niente. Ma con me sì, con me mi vuole bene basta. Adesso vedrai che fine fanno le patatine. Tra di sicuro. Ecco, si sala a questo punto, si sala dopo la cottura. E poi con una ramina così, perché adesso sono bollenti, le andiamo a mettere qui dentro. Come dare torta a Gina Lollobrigida? Come dare torta a Gina Lollobrigida? Non si poteva. Questo è un comfort food meraviglioso. Sì. E poi soprattutto sono a prova di chiunque, capito? Cioè sono, vengono croccanti. Ti supplico, pucciala nel ketchup. Ti supplico, però, dai. No. Qua, se questo qui non mi va, quello lì che poi è quello di, dai, di servizio. Brava. Ma lo possiamo dare ad Alfio o no? Antonella, decidi tu. Si può dare ad Alfio? Quello lì piccolino. Sì. Quello piccolino. No, uno piccolino uno a parte. Ce l'ho lì sotto. Facevo questo uno per piccolino. Gli ospiti. Dai, per gli ospiti. Per Tonia, scusami, Proposto a tutti, dai. Va bene, provate a fare il ketchup, le patatine fritte alla bega con doppia cottura nel ricordo di Gina Lollobrigida. Grazie Angela Frenda, grazie molte, grazie. Angela.